fatti che nell'Italia del 2013 non sono tollerabili, a maggior ragione ai danni di una donna e di una bambina. Proprio in relazione a questi fatti esce confermato in modo inoppugnabile il mancato coinvolgimento dei vertici del governo ed emerge in modo chiaro in particolare l'estraneità del ministro degli interni all'accaduto. Con un inusuale intervento per un voto di sfiducia individuale al Senato, Enrico Letta difende a spada tratta non solo il suo vice premier e ministro dell'interno Alfano, ma soprattutto il suo governo. Si nascondeva infatti più di un'insidia per l'esecutivo dietro la mozione contro il titolare del Viminale. In seguito all'espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie di un dissidente kazako, presentata da SEL e Movimento 5 Stelle, soprattutto per le divisioni all'interno del PD. Motivo per cui ieri era già intervenuto il capo dello Stato Napolitano con un durissimo appello a non avventurarsi a staccare la spina al governo. Messaggio recepito oggi dalla maggioranza dei senatori, che respingono con 226 voti la sfiducia ad Alfano, 55 invece favorevoli, 15 gli astenuti, tutti della Lega. Governo salvo almeno per il momento, ma per Letta l'intervento a Palazzo Madama è stata occasione anche per rilanciare la corsa del suo esecutivo. Annunciate entro la fine di agosto le misure più attese, come la sospensione dell'IMU sulla prima casa, il blocco dell'aumento dell'IVA, la soluzione della questione Sodati e l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Intanto a Palazzo Chigi, momento di evasione per il premier Letta, che si collega con l'astronauta Luca Parmitano in orbita sulla stazione spaziale internazionale.